oggi vorrei cominciare ad affrontare il tema dei doni e carismi dello Spirito Santo. Tutti noi abbiamo fatto la Cresima, abbiamo conosciuto i famosi sette doni dello Spirito Santo, vi ricordate a memoria quali sono? Sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, e timore del Signore è l'ultimo. Timore del Signore è un dono dello Spirito Santo. Guardate, il timore del Signore non è la paura del Signore, che è un'altra cosa. Quando ci si converte al Signore, il Signore non abbiamo più paura, perché non lo vediamo più come nemico o come giudice che ci condanna, ma lo scopriamo come Padre, Dio, Gesù come fratello. E allora scompare la paura di Dio. Però il timore del Signore invece non solo resta nel nuovo rapporto con Dio nato dallo Spirito Santo, ma addirittura è un dono, cioè che Dio è importante, che merita un rispetto infinito, quale Dio è una cosa per la quale, senza la quale non si può fare a meno. Chi bestemmia non ha timore di Dio, non lo rispetta. Chi ne ha timore trema di fare qualche peccato, di sbagliare, di intristire lo Spirito Santo, di uscire fuori strada perché sa che il precipizio, il burrone eterno è lì pronto e desideroso di accoglierci. Quindi il timore di Dio non solo c'è nel rapporto con Lui, dato dallo Spirito Santo, ma addirittura è un dono. I doni di Dio sono una rivelazione fatta da Dio stesso attraverso il profeta Isaia, il quale, ispirato dallo Spirito Santo, sotto la sua effusione ha parlato e ha detto così. Chi si vuole prendere la Bibbia sull'appunto per trovarlo proprio sulla Bibbia per conto proprio, capitolo 11 del libro di Isaia, il quale dice così: un germoglio spunterà dal tronco di Jesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore del Signore. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze, eccetera, 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 eccetera. Allora l'inviato di Dio, questo germoglio, cioè questo discendente del tronco di Jesse, Jesse il padre di Davide, primo re di Israele, sarebbe stato pieno di Spirito Santo. E questo ho detto già tante volte ormai, che Gesù è il Cristo, l'unto dello Spirito Santo. Allora, lo Spirito Santo dà a ogni persona che lo riceve sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, conoscenza, timore del Signore. Questi non sono qualità umane. Per esempio, essere intelligenti, uno che nasce un genio, una forza della natura. Qui si parla dell'intelligenza come dono dello Spirito Santo, che è diverso. Letteralmente la parola intelligenza, questo pochi ci hanno pensato, scommetto che molti sorprenderanno, significa intus legere, che significa che se c'è qui uno scritto con tante righe, io sono intelligente se so leggere tra le righe quello che non c'è scritto con l'inchiostro sulla carta bianca, ma il messaggio che attraverso quei segni è lanciato da scritto quel libro. Per quanto riguarda la Bibbia, l'autore della Bibbia è, nel caso di cui abbiamo letto, Isaia profeta, è Mosè che ha scritto l'Esodo, è Salomone che ha scritto il libro della Sapienza, sono Matteo, Marco, Luca e Giovanni che hanno scritto i Vangeli. L'autore della Bibbia numero uno è Dio.
per poter riuscire a capire, per poter intus leggere, leggere dentro quello che c'è scritto, occorre essere intelligenti, essere capaci di prendere il messaggio di Dio dalle parole che ti sono scritte. Questo deriva dalla capacità umana o da un dono di Dio? Perché resta di Roma. Nel libro dell'Apocalisse c'è scritto, presentato tra le tante cose che Giovanni vede, un libro chiuso da 7 sigilli. E quando qualcuno prova ad aprire questo libro, non ce la fa. Nessuno è in grado di aprire quel libro chiuso da 7 sigilli. E Giovanni, che vede questa scena, si mette a piangere, dice: ma perché quel contenuto chissà quanto è grande e potente, chissà quanto serve a tutti, nessuno lo può attingere perché quel libro è chiuso? Quel libro fu aperto da Gesù Cristo. L'agnello immolato ha spezzato quei sigilli, il libro si è aperto e il messaggio di Dio è arrivato all'umanità. La Bibbia si legge soltanto perché Cristo Gesù ci spezza i sigilli che ce la chiudono. Chi non accetta Gesù Cristo come Signore della sua vita può leggere per 50 anni la Bibbia, non ci capirà una virgola. E quello che dirà saranno tutte invenzioni sue, false, non il messaggio della Bibbia. La Bibbia viene capita se viene rivelata dal Signore Gesù attraverso lo Spirito Santo, che ci dà la capacità di intelleggere, leggere dentro. E così tutti quanti gli altri doni. Questi doni dello Spirito Santo, vedete, sono doni per se stessi. Sapienza, intelligenza, consiglio, fortezza, conoscenza, timore del Signore. Nel Nuovo Testamento, oltre a questi doni che Dio dà per se stessi, c'è un altro elenco di doni che invece Dio dà per gli altri. San Paolo, nella prima lettera ai Corinti, capitolo 12, che la Bibbia lo scrive, questo che è un testo fondamentale per comprendere i doni dello Spirito Santo, dice così. Sì. Allora, prima Corinti, capitolo 12. Guarda i doni dello Spirito Santo, fratelli, non voglio che restiate nell'ignoranza. Che abissale ignoranza c'è su questa materia oggi. Voi sapete infatti che quando eravate pagani vi lasciavate trascinare verso gli idoli muti, eccetera, eccetera. Andiamo proprio nella parte che ci riguarda. Vi sono diversità di carismi. La parola carisma è una parola di origine greca e significa dono gratuito. Per carità, gratis, dato per amore. Vi sono diversità di doni gratuiti, ma uno solo è lo Spirito Santo che li genera. Vi sono diversità di ministeri, cioè di servizi, ma uno solo è il Signore. Vi sono diversità di operazioni, ma uno solo è Dio che opera tutto in tutti. E ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per l'utilità comune. Ripeto, a ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito, non per se stesso, ma per il bene degli altri. Allora vedete, quando lo Spirito Santo viene in una persona, viene con questo doppio fronte di doni, dà dei doni per edificare la persona che lo riceve, lo fa diventare saggio, ha la capacità di intelleggere, gli dà la fortezza contro le prove, le tribolazioni della vita, eccetera. E gli dà dei doni invece che non servono per il bene della persona, ma servono per il bene degli altri. Detto in termini semplici, lo Spirito Santo dà gli strumenti per lavorare per Dio. Se fossimo contadini, lo Spirito Santo ci darebbe la zappa, la vanga, la carriola, la falce per coltivare il terreno.
Qui si tratta del terreno di Dio, il regno di Dio, ci sono dei doni che servono per costruire il regno di Dio, per il bene comune. E qui San Paolo fa un elenco di 9 doni, che non è un elenco esaustivo, cioè che racchiude tutti quanti i doni che esistono, perché altrimenti non bastava la Bibbia per scriverli tutti quanti, ma ne fa un esempio dicendo quali sono i più comuni, i più conosciuti, perché i Corinti cominciassero a capire l'esercizio di questi doni. Allora dice così, ad uno viene concesso dallo Spirito il linguaggio della sapienza, a un altro invece per mezzo dello stesso Spirito il linguaggio di scienza, a uno la fede per mezzo dello stesso Spirito, a un altro il dono di fare guarigioni per mezzo dell'unico Spirito, a uno il potere dei miracoli, a un altro il dono della profezia, a un altro il dono di distinguere gli spiriti, a un altro le varietà delle lingue, a un altro infine le interpretazioni delle lingue. Ma tutte queste cose è l'unico e medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno come vuole. Poi c'è l'esempio del corpo, che ha tanti organi e ognuno provvede per la sua parte alla salute e al buon funzionamento del corpo intero. E il corpo è in salute quando tutti gli organi sono in salute. Se un solo organo del corpo è malato, tutto il corpo sta male. Se un solo organo del corpo muore, normalmente si porta dietro tutto il resto. Se muore il cuore, se muoiono i polmoni, eccetera, eccetera. Quindi quanto è importante che nella nostra vita interiore, non sto parlando del corpo, parlo dell'anima, o nella Chiesa, corpo di Cristo sulla terra, tutti gli organi siano in salute e funzionino bene, nessuno escluso. Allora, andiamo un pochino a vedere adesso questi doni, perché alcuni per noi sono più facili da capire, altri sono quasi scomparsi adesso, ma erano invece molto abbondanti nella vita dei cristiani dei primi secoli, forse sarà il caso di poterli riscoprire, di vivere, vivendo quindi anche noi con questi doni datici dal Signore. Per esempio, il dono di far guarigioni. Le guarigioni chi le fa? Uno a se stesso o le fa agli altri? Le guarigioni servono per combattere le malattie. Ma ecco, allora oggi si direbbe, ma le malattie non si combattono con medici e medicine? Certo, questo è il combattimento naturale che si fa contro le malattie. Ma le malattie sono tutte guaribili attraverso medici e medicine? Assolutamente no. Per quanti miracoli abbia fatto la scienza, per quanti passi avanti, per quanti strumenti, ricerche, il fronte delle malattie si è sempre spostato al di là di quello che l'uomo è riuscito a scoprire e a sconfiggere. Mali tremendi come la peste, il colera, la TBC, che hanno fatto in passato milioni di morti quando passava l'epidemia di uno di questi mali in giro per l'Europa, per il resto del mondo, oggi scommetto che i giovani manco hanno mai sentito dire che esiste la TBC o il colera. Non esiste più nelle nostre parti una cosa del genere, forse sì in altre parti della terra, ma qui non più. Sono mali veramente sconfitti e veramente fanno parte del passato, però sono venuti fuori mali nuovi, per esempio tutta la categoria delle malattie degenerative, dalla SLA alle sclerosi, all'artrite reumatoide, al come si chiamano, Parkinson, Alzheimer, non parliamo dei tumori, non parliamo per i bambini, tutta quella infinita categoria di malattie genetiche distruttive, tremende, e quelle chi le guarisce? Chi si prende di questa malattia deve per forza rassegnarsi a morire o tribolare per la sua esistenza? E allora magari uno comincia a pensare all'eutanasia per soffrire di meno? Oppure c'è la possibilità di guarire anche da questi mali qui? Ai mali impossibili da guarire dal medico terreno
c'è il rimedio del medico celeste, il medico con la M maiuscola, Gesù Cristo, che dà, lui che guarisce, ma dà a delle persone particolari il carisma, cioè il dono gratuito, da usare gratuitamente in maniera ovvia, di guarire le persone che non possono essere guarite da medici e medicine. Un altro dono che questo dovrebbe avere soprattutto una persona che ha responsabilità sugli altri si chiama il dono di distinguere gli spiriti, il discernimento spirituale. Il discernimento spirituale significa la capacità di capire se un fatto, un evento viene da Dio, dall'uomo o dal maligno, o da Dio attraverso un uomo, dal maligno attraverso un uomo, cioè mischiate queste fonti insieme. Fenomeno evidente, si prega, la preghiera comincia a diventare intensa, si invoca lo Spirito Santo, uno casca per terra. Perché è caduto per terra? È riposo nello Spirito o non lo è? Che cos'è il riposo? Cioè quel fatto lì viene da Dio, viene dalla persona, viene dal maligno? Allora, risposta semplice, se quando uno casca, fa boom boom boom, rovescia panche, sedie, tavoli, crocifissi, fa un sacco di rumore e distrugge il momento di accoglimento della preghiera, quello tutto sarà meno che riposo nello spirito. Cioè non viene da Dio quel fenomeno, ma viene dallo spirito del male, che in quel modo disturba la preghiera. Se qualcuno ci tiene a mettersi in mostra facendosi vedere che è un cristiano speciale, e quando va a terra è perché allora è il suo orgoglio, il suo io che è la causa di quel fenomeno e non c'è di mezzo né Dio né il diavolo, o meglio ci mette in mezzo il diavolo attraverso il peccato dell'orgoglio e della vanagloria, e allora è il proprio io la causa di quel fatto che non va a terra. E invece magari la persona ha sofferto molto, il Signore le vuole confortare e fortificare nello spirito, gli dà un'intensa esperienza della venuta dello spirito, tanto da sopraffarlo per qualche decina di secondi, e quella persona con un volto meraviglioso e estasiato riceve questa grazia ed esce dall'incontro di preghiera potentemente rinnovato. Allora questo fenomeno viene da Dio. La capacità di distinguere l'origine, ne ho portato uno, ma posso portare un milione di esempi di questo genere, è la capacità che devono avere soprattutto le persone che hanno responsabilità sugli altri, che devono capire bene, per quanto riguarda le persone affidate alla propria responsabilità, qual è l'attitudine di ciascuno e il carisma di ciascuno, e saper indirizzare o correggere o esortare le persone nel proprio cammino di fede, nella propria fenomenologia spirituale. Altro carisma, la fede. Qui non stiamo parlando della fede come quella realtà che abbiamo catechizzato milioni di volte, quella realtà per la quale si afferra Cristo che è risorto dei morti, si tiene ferma questa realtà che è fondamento della nostra esistenza. Si tratta di una fede che serve per gli altri. L'esempio tra i più belli di questa fede è quello del giovane Daniele, ricordato nel libro di Susanna. Qualcuno ricorderà questa storia. Susanna è una donna molto bella, giovane sposa di, adesso non ricordo il nome del marito, la quale era estate, faceva molto caldo, con le sue ancelle andò a fare il bagno, chiamiamo nella piscina della villa dove abitava, ambiente ovviamente riparato da piante eccetera, quindi nessuno vedeva. C'erano due vecchi zozzoni, erano i giudici, quindi autorità del paese, i quali si imboscarono per vedere Susanna, e poi quando le manda via le sue ancelle per fare il bagno, escono fuori dal nascondiglio e dicono: Susanna, adesso ti devi concedere a noi, tutte e due. Se tu osi non concederti a noi,
Noi facciamo finta che ti abbiamo sorpresa con un altro uomo mentre arrivi tuo marito e siccome siamo i giudici ti facciamo processare e ti condanniamo subito a morte. Se invece ti congedi a noi, la cosa rimarrà qui segreta e tu non patirai la morte e non succederà nulla. Susanna non si piega a questo ricatto, si mette a urlare. I due anziani giudici mettono l'aria ancora più forte, accorrono le persone e questi giudici dicono: ecco questa disgraziata, questa poco di buono, l'abbiamo sorpresa mentre tradiva il marito con un altro uomo, è venuta qui a farsi con la scusa di farsi bagno, invece era venuta a tradire il marito. Abbiamo provato a bloccare quella persona, ma era più giovane, correva di più, era più forte, gli è sfuggita di mano e adesso è scappata. Quindi si segue il processo e condannano a morte Susanna. Quindi questa poveretta non solo aveva rischiato di essere violentata da questi due anziani, ma adesso rischiava la pelle per essere stata fedele a Dio. Allora lei, prima di essere eseguita la condanna a morte, prega il Signore e dice: tu sai, Signore, che io ho fatto questa cosa perché sono stata fedele a te, salvami tu. Mi affido nelle tue mani. Che cosa succede? Ecco l'imprevisto, ecco il dono di Dio, come si dice in latino, hic et nunc, qui ed ora, fatto apposta per quel problema che si era creato per questa fedele figlia di Dio, che preferiva morire piuttosto che tradire Dio e il marito. E un giovane di nome Daniele dice: ah, io non sono colpevole del sangue innocente di questa donna. E la gente dice: come sarebbe a dire non sei colpevole? Queste... No, 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 lei non è colpevole, quindi farò vedere io chi è colpevole. Allora le persone, boh, diamogli ascolto perché pare così convinto. Allora si mette lui al posto dei giudici e gli senti un po' tu. Fa dividere queste due, quindi uno stava dentro la stanza, l'altro stava fuori e non poteva sentire quello che diceva il collega giudice interrogato. Gli senti un po' tu, giudice, sotto quale albero tu hai visto Susanna con il compagno a consumare il tradimento del marito? Quello è sotto un lentisco. Questa tua bugia ti costerà la morte, già vedo l'angelo di Dio pronto per ucciderti. E quello va lontano, entra il secondo giudice: sotto quale albero hai visto giacere Susanna con quel giovane, con quello del marito? E dice il nome di altro albero, mettiamo un pioppo, dicono così, non dice così la Bibbia, lo dico io adesso. Allora la gente dice: ah, ecco, si sono contraddetti. Allora è tutta una bugia. Era vero quello che diceva Susanna, e sono stati loro a cercare di ingannare noi popolo perché Susanna si era rifiutata di stare con loro. E allora questo giovane, Daniele, condanna a morte due giudici che tutti sapevano che erano corrotti da anni e anni, che sfruttavano la loro posizione per ottenere i favori di soldi e di donne per i propri vizi. Susanna non si era piegata e aveva causato questo fatto. Allora, che cosa è successo? Questo giovane Daniele, come faceva a sapere che cosa era successo? Come faceva a sapere la modalità attraverso la quale scagionare Susanna dalla sua condanna a morte? Ecco l'ispirazione soprannaturale dello Spirito Santo, che ha dato a lui la chiave per poter capire tutta la storia com'era andata e per poter salvare una innocente da una condanna ingiusta. Questo è il dono di fede carismatica, la fede forte, potente al momento giusto per salvare una persona in mezzo ai guai. Lo spirito di fede concesso per l'utilità comune, in questo caso per la salvezza di Susanna. Allora, ecco, poi tutti quanti gli altri, non faccio un elenco e una descrizione di tutti i carismi, questo lo faremo in futuro,
quando approfondiremo questa realtà. Io sto parlando adesso che esistono dei carismi per se stessi e per gli altri. Quelli per noi stessi, li abbiamo sempre nel catechismo per la cresima, e chi ha fatto i catechisti in parrocchia, voi avete fatto i catechismi in parrocchia, avete sempre parlato di questi carismi, quelli per se stessi, ma non si parla mai di carismi per gli altri. La Chiesa degli inizi, quella della prima generazione, esercitava questi carismi per se stessi, ok, ma anche quelli per gli altri? Allora, vediamo alcuni esempi dal Vangelo. I dodici discepoli di Gesù Cristo, compreso Giuda, questo è importante perché esercitare un carisma non significa automaticamente essere santo ed essere salvo. I dodici apostoli hanno esercitato i carismi per gli altri quando stavano con Gesù Cristo e dopo, quando Gesù Cristo è sceso al cielo, dopo la sua resurrezione? Sì. Loro hanno studiato a una scuola di teologia quali sono i carismi e come si esercitavano? Oppure l'hanno visto fare da Gesù Cristo e poi l'hanno fatto pure loro? Allora, noi sappiamo dai Vangeli che Gesù era da solo a evangelizzare uno stato intero, milioni di persone, non arrivava a fare tutto. Lui, già in questo piccolo libro del Vangelo, c'è scritto che ha chiesto la collaborazione alla evangelizzazione ai suoi discepoli. Una volta ha mandato i discepoli a due, quindi fece sei coppie, e per esempio doveva evangelizzare una provincia, mettiamo che fosse evangelizzare Teramo, due mandati a Martinsicuro, una coppia a Martinsicuro, una coppia al Bariatica, una coppia a Terterete e così via, in modo che quando lui poi sarebbe passato per questi paesi, già questi paesi erano pronti per accoglierlo, per ascoltare la sua parola e per ricevere i suoi miracoli. Quando Gesù Cristo ha mandato questi apostoli a fare questo compito di preparazione e dovevano dire è vicino a voi il regno di Dio, perché stava per arrivare Gesù Cristo, Gesù gli ha mandati soltanto a dire questo messaggio o ha fatto esercitare loro questi carismi in favore degli altri? Gli apostoli, oltre a dire è vicino a voi il regno di Dio, avevano da Gesù Cristo l'incarico di guarire i malati e liberare i posseduti dal diavolo. Vi ricordate queste cose? O ve le dobbiamo trovare così? Questo prima che Gesù Cristo fosse morto e risorto, prima di Pentecoste. Che significa questa cosa? Che Pietro, fino a un anno e mezzo, due prima di allora, stava a pescare i pesci. Dopo un anno e mezzo, due, se vede il Signore, già era in grado di guarire i malati. Per miracolo e non per capacità sua, per dono di Gesù Cristo e per incarico, perché il Signore voleva che facevano questo. Beh, un brano di questo lo rileggiamo perché altrimenti dice Don Marco si inventa le cose e le dice di per conto suo, questo non esiste proprio. Allora, ecco qua, questi dodici Gesù li inviò dopo averli così istruiti. Sto leggendo il Vangelo di Matteo al capitolo 10, missione dei dodici, versetti 5 seguenti. State facendo, predicate che il regno dei cieli è vicino, guarite gli malati, risuscitate i morti, sanate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Chiaro? Quindi non è che dice se vi capita che c'è una signora malata a letto che sta soffrendo, vedete un po', provate a pregare, capace che Dio vi ascolta e la guarite. No, 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 è un comando. State facendo, predicate che il cielo è vicino, guarite gli infermi, risuscitate i morti,
sanate i lebbrosi, scacciate i demoni, gratamente avete ricevuto, gratuitamente date. Quindi Gesù voleva che questi segni esistessero per accompagnare l'annuncio del Vangelo fatto di parole. Quindi gli apostoli già avevano, prima di Pentecoste, un dono dato in anticipo del Signore per gli altri, per costruire il benessere degli altri, la guarigione del corpo, la liberazione dello spirito del male, eccetera. Oggi ci sono queste cose? Puntini, puntini. Dopo la resurrezione dei morti, Gesù ha confermato, aspetta, questo prima, con i dodici divisi per due, sei coppie di 12 di apostoli. Poi Gesù fa una seconda volta un invio di apostoli, prendendo i 72 e sempre mandandoli a coppie, quindi sono 36 coppie di persone, mandate a fare la stessa cosa, più in grande di quella che avevano fatto gli apostoli con le sei coppie, a cui i 72, 72 non erano discepoli che stavano sempre con il Signore, e discepoli che stavano con il Signore quando erano liberi dal lavoro. Oggi diremmo i discepoli del weekend, che invece a vedersi la partita o al bar per giocare a carte con gli amici o non so a fare che cosa, passavano il loro tempo libero per collaborare all'annuncio del Vangelo che faceva il Signore. Anche a questi 72 Gesù dà il compito di annunciare il Vangelo e di guarire i malati e liberare i posseduti dello spirito del male. Gesù Cristo risuscita dai morti. Questo fatto finisce o continua? Ecco, qui c'è il Vangelo di Marco che è chiarissimo in questo, proprio alla fine, capitolo 16, che dice così: andate in tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Primo, nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno legato loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Allora essi partirono, predicarono dappertutto e nel frattempo il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi, i miracoli che l'accompagnavano. Quindi sempre questi carismi a servizio degli altri sono esistiti nella prima generazione dei cristiani. Ma questi erano casi sporadici o era la cosa di sempre nella prima comunità cristiana, la prima generazione? Secondo voi che cos'è? Erano casi sporadici, cioè ogni tanto avveniva qualche guarigione, o era una cosa frequente? Dice il libro degli Atti degli Apostoli, eccolo qui, capitolo 4, versetto 32 seguenti. No, scusate, questo per quanto riguarda la comunione dei beni. Altro, ecco, capitolo 5, versetto 12 seguenti, dice così: molti miracoli e prodigi avvenivano tra il popolo per opera degli apostoli. Se lo facevano gli apostoli, i successori degli apostoli dovrebbero farlo lo stesso. Tutti erano soli di stare insieme nel portico di Salomone, degli altri nessuno osava associarsi con loro e il popolo li esaltava. Andava aumentando il numero degli uomini e delle donne che credevano nel Signore, fino al punto che portavano gli ammalati nelle piazze, ponendoli su lettucci e cigli, perché quando passava Pietro, anche solo la sua ombra colpisse qualcuno di loro. Anche le folle delle città vicine a Gerusalemme accorrevano, portando i malati e persone tormentate da spiriti immondi, e tutti venivano guariti. Oggi chi cavolo guarisce, scusate,
è il perfetto contrario di quello che avveniva prima. Tutti venivano guariti. E questo quindi era sempre così, non qualche volta, era la cosa ordinaria. Adesso potrei portare tante citazioni. Allora, questi sono gli apostoli, quelli che hanno vissuto con Gesù Cristo. San Paolo non era stato con Gesù Cristo. San Paolo aveva anche lui i carismi da mettere a servizio per gli altri, oppure no? Basta leggere ancora una volta gli Atti degli Apostoli, la parte che riguarda San Paolo, che comincia dal capitolo 13 in avanti, e leggiamo quanti miracoli ha fatto San Paolo di tutte le categorie: guarigione di storpi, resurrezione di morti, esorcismo ai posseduti. Addirittura San Paolo, questa è una cosa che non conosce nessuno, quando parla ai Corinti, i quali erano specialisti nel parlare e pregare in lingue, gli dice così, capitolo 14, versetto 18, quando lui spiega come si usa il dono delle lingue nella riunione della comunità, dice così: grazie a Dio, io, San Paolo, parlo con il dono delle lingue molto più di tutti voi. Era un qualche cosa di eccezionale. La sua capacità di parlare in lingua, in una preghiera personale con Dio, in maniera assembleare. Molto di più dei Corinti che avevano questo dono forte in maniera spiccata. San Paolo era così carismatico che scrive nella seconda lettera ai Corinti, capitolo 12 seguenti, versetti seguenti, così: verrò a raccontarvi le visioni e le rivelazioni del Signore. Racconta la più forte che c'è avuta. Dice così: conosco un uomo in Cristo che 14 anni fa, e dal discorso si capisce che era lui, se con il corpo o fuori del corpo, io non lo so, lo sa Dio, fu rapito fino al terzo cielo. Che significa? Che di là c'è una gradazione, c'è una vicinanza, una lontananza da Dio, dato dal livello di grazia di un'anima. Se quest'uomo fu rapito in paradiso e udì parole indicibili che non è lecito a nessuno di questo mondo pronunciare, di lui mi vanterò, di me stesso invece non mi vanterò fuorché delle mie debolezze. Dice, per la parte che Dio è innalzato di lui, se lui deve dare un giudizio di se stesso, si dice che è un peccatore e non si vanta in nessun modo. Allora San Paolo ebbe, noi oggi la chiamiamo una estasi, talmente profonda, talmente elevata, che è arrivato fino al terzo cielo. Ma quanti sono i cieli? Non lo sa nessuno. Lui sapeva così, di essere arrivato fino al terzo cielo e di aver udito delle parole che in questo mondo sono indicibili, perché nessuno è degno di pronunciarle, per quanto sono elevate, sante e alte. Ha fatto un'esperienza di Dio fortissima, quando era nel mondo, non dopo morto, prima di morire, prima di andare là. Ecco, allora, questi sono alcuni esempi dei carismi. Quindi abbiamo detto carismi per se stessi, i doni dello Spirito Santo classici, carismi per gli altri. Perché per gli altri? Perché questi carismi lavorano per costruire il bene di tutti. E guardate, vabbè, se c'è uno che sta morendo di una malattia, si va lì, si prega per lui e questo guarisce. Questa cosa non è soltanto un bene per la persona che, guarendo, smette di soffrire e può campare qualche anno di più in questo mondo. Questa è una cosa buona.
ma è una cosa che riguarda tutta la comunità, perché fa vedere che cosa? Che Cristo è più forte di quel male. Cosa che tutti dubitano e pochi credono. Che Gesù Cristo sia più forte dei mali. Chi lo crede? Una persona che per la potenza del Signore è stata guarita testimonia con se stesso, anche senza dire nessuna parola, che Cristo è più forte del male. Per cui quella guarigione è un annuncio del Vangelo senza bisogno che nessun predicatore sprechi una parola, perché tutti l'hanno visto e tutti sanno, toccato con mano, chi è Gesù, che cosa è capace di fare. Un indemoniato che, quando è sotto effetto dello spirito del male, non bastano 5 persone per tenerlo, perché magari sia anche mago come uno spino, mostra di avere una forza soprannaturale, sopra le capacità della sua natura, cioè la forza degli spiriti. Quando nel nome di Gesù Cristo viene liberato e lo spirito del male viene chiuso all'inferno dove è la sua casa, dove è stato destinato da Dio, la persona torna ad essere libera, normale, sana di testa, col completo controllo di se stessa, quella liberazione che cosa annuncia agli altri? Che Gesù Cristo è più forte del diavolo. E non come tanti credono oggi, che il diavolo è più forte di Gesù Cristo, per cui si buttano da quella parte pensando di poter ricevere onori, soldi, potere e di essere vincenti dalla parte del diavolo. Questo testimonia un esorcismo riuscito. E così non parliamo della risurrezione dei morti. Questa è una cosa che non si vede più nei Vangeli, negli Atti degli Apostoli. Vi sono state numerose risurrezioni dei morti. La risurrezione di morto, anche se la persona riprende vita e torna alla vita che poi con la vecchiaia perderà di nuovo, però intanto col fatto che da morte è passata a vita testimonia che Cristo Gesù è più forte della morte, perché era morto e l'ha fatto rivivere. Perché questi segni non ci dovrebbero stare più? Allora, Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, capitolo 12. È stato aggiunto durante la riunione dei pari conciliari, nel documento più importante, Lumen Gentium è quello che parla della Chiesa, e quindi il documento fondamentale per tutti gli altri documenti del Concilio Vaticano II. Quando arriva il momento, capitolo 12, il momento in cui si deve parlare dei carismi. E c'erano due tendenze, una guidata dal cardinale Ottaviani, l'altra dal primate del Belgio, come si chiama, il cardinale Sunens. Il cardinale Ottaviani sosteneva che i carismi sono stati una necessità per i primi tempi della Chiesa, perché era la Chiesa era bambina, si doveva affermare del mondo, bisogna usare qualche cosa di forte perché la Chiesa si affermasse del mondo. Ora che la Chiesa non è più bambina, ma si è ben affermata, si è sparsa per tutto il globo terrestre, dei carismi non c'è più nessun bisogno, quindi i carismi sono inutili, sono scomparsi. Il cardinale Sunens obiettò: ma che stiamo a scherzare? Quando mai la Chiesa si è affermata tanto da non avere più bisogno dei carismi? Ma esistono ancora popoli immensi dove il Vangelo deve arrivare per la prima volta. La Chiesa è sempre bambina del mondo e sempre bisogna affermarsi manifestando la potenza di Dio nelle varie modalità in cui questa si può esplicare. Per cui i carismi sono necessari oggi come nei primi tempi della Chiesa. I pari conciliari hanno votato questa seconda interpretazione sul fatto dei carismi, è nato questo paragrafo del Lumen Gentium, dove si dice che oggi sono necessari i doni dello Spirito Santo, quelli per edificare il bene comune, come nei primi tempi. Quindi oggi una cosa da riscoprire all'interno del popolo di Dio sono queste grazie. L'effusione dello Spirito Santo farà queste cose qua, darà a ciascuno la capacità, oltre, ripeto, che i doni per se stesso, perché ci mancherebbe che un cristiano sbalestrato usasse i doni dello Spirito per gli altri,
farebbe un macello, quindi deve essere prima per se stesso, ben ordinato interiormente, vivere con i doni dello Spirito e poi lavorare per gli altri con i doni del Signore. Un conto è lavorare per Cristo con le proprie forze, un conto è lavorare per Cristo con i doni dello Spirito. Se un contadino si mettesse, cioè un campo di un ettaro di grandezza, con la vanga a preparare il terreno per la semina, muore prima di aver finito il lavoro, gli scoppia il cuore. Se usi il trattore, sforzi poco e niente e prepari bene il terreno per la semina. Lo strumento è importante e tanto più è potente ed efficace, tanto più il lavoro viene fatto bene. Ci siamo? Allora un conto è andare a zappare il terreno a mani oppure con la zappa e un conto è andarci col trattore. Il trattore non è inventato il contadino, l'ho potuto comprare, gli è stato donato, è uno strumento che serve per il lavoro nel campo. Il dono dello Spirito Santo ci permette di lavorare con potenza non nostra, ma con la potenza di Dio per il bene degli altri. E allora sì che facciamo del bene. Torneremo ancora a parlare dei carismi perché sono un argomento importante per i nostri tempi e diremo come essere carismatici non significa essere vanagloriosi, anzi significa prendere croci più grandi perché più si fa del bene, più si è crocifissi e solo la gioia di poter vedere qualcuno beneficato e di fare il volere di Dio ti sorregge nell'esercizio di cose per le quali poi si prendono, umanamente parlando, un sacco di mazzate. Ecco, però, ripeto, ti chiedi, il Vangelo di questa sera è stato molto bello, dice che la donna quando partorisce afflitta e invece quando vede il bambino dimentica la sofferenza, non esiste più. Quando si fa del bene bisogna soffrire, è legge di vita, non esiste fare del bene senza pagare un prezzo, ma quando vedi la persona beneficata, quando vedi la buona riuscita di quello che hai fatto, sei felice, dimentichi tutte le sofferenze patite perché la persona è migliorata. Bene, allora ringrazio il Signore per questa parola che possa entrare nel cuore di tutti, che possiamo davvero riscoprire l'azione dello Spirito Santo e la sua vita in noi in tutta la sua potenza. Ti preghiamo, vieni Spirito Santo nei nostri cuori, costruisci con i tuoi doni il nostro interiore e rendici capaci di lavorare per il bene della comunità, ognuno secondo il suo personale carisma, ma quello che viene da te e che permette di fare cose grandi per il bene di tutti. Per Cristo nostro Signore. Scenda su di voi la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Andiamo, grazie.